per liberi.tv a tavola con Ipotesi sull'amore. Lacan è giunto a dire che la rimozione riguarda un significante e non altre cose, come affetti, rappresentazioni, immagini, sensazioni, emozioni, parte di storie o esperienze dette traumatiche. L'indagine intorno allo statuto degli elementi della parola ha questo andamento, si precisa, quello che si prende come originario e risulta un fantasma, una copia, un tentativo di edificazione di un'impalcatura per salvare un'immagine di sé e un'immagine dell'altro. E così il transfer, termine di Freud tradotto in italiano più propriamente come traslazione, è stato letto come un meccanismo proiettivo in cui le imago parentali, l'idea che uno ha di suoi genitori, erano fatte indossare dall'analista e dagli psicoterapeuti a orientamento psicanalitico. Lo psicanalista si troverebbe a occupare la posizione del padre o della madre o del fratello e l'intervento clinico, la parola dell'analista, dovrebbe tenere conto di questo di questa posizione che gli viene attribuita. Per Lacan si tratterebbe di farsi sembiante, faire semblant, e di dire una parola altra rispetto al muro che ognuno costruisce contro la parola. L'intervento verrebbe da una posizione terza rispetto al rapporto immaginario duale, ancora adesso inseguito dal femminismo teorico che poggia sulla questione del riconoscimento reciproco. Inoltre, la proiezione di immagini prende altri nomi, come se si trattasse della stessa questione, in particolare il termine rappresentazione, un transfer di rappresentazioni. E qui il sapere filosofico, ovvero la formazione liceale, stabilisce il suo compromesso con la psicanalisi, ovvero la nega. L'immagine non è una rappresentazione, l'immagine non è ontologica, non sta sotto il cielo e lo statuto dell'essere, nessuna fenomenologia dell'immagine sotto il cui impero prospera la filosofia del secolo scorso e non solo di quello attuale. Da qui la preminenza dell'opera di Martin Heidegger, eletto dai filosofi a rappresentare appunto la filosofia moderna. In una prima elaborazione, Armando Verdiglione ha qualificato il transfer come via vai delle cose, senza correlazione con la fissità di ogni edificazione psichica contro la parola. E recentemente
è tornato sulla questione del transfer accorgendosi come non sia altro che il funzionamento della metafora nella parola, se non la metafora stessa. Si possono trarre molti corollari per la clinica della parola. La piega senza pazienti e impazienti, senza più santi e senza più streghe, una clinica senza più pazienti mentali e nemmeno presunti sostanziali. Quanto all'amore, nell'elaborazione di Verdiglione, tiene sempre la posizione di custode della ricerca, del cielo, dell'economia, e qualifica l'odio di custode del paradiso, dell'impresa, della finanza. E se abbiamo inteso qualcosa dell'odio come del varco tra il passo e il piede del tempo, non altrettanto abbiamo sollecitato l'analisi dell'amore che lungo questa via non sapremo come qualificare. L'amore riguarda l'oggetto della pulsione, come l'odio riguarda il tempo. L'amore come proprietà dell'oggetto, custode dell'oggetto, e poi perché custode? Il bidello, il sorvegliante, l'organo ausiliario dell'autorità giudiziaria? Quella di custode è una definizione d'autorità? Torniamo a Freud. Nell'avvio dell'esperienza psicanalitica è emerso che il transfer del passato nel presente della pratica del lettino comportava l'amore. L'amore del padre, l'amore della madre e anche altri amori sorgenti da particolari della storia dell'analizzante, allora detto paziente, storia non elaborata e che costituisce quel che si chiama nevrosi e psicosi e perversione anche. Lavoro non facile, non garantito da nessuna corporazione, né privata né pubblica. Nella vulgata freudiana e più comunemente psicanalitica, il paziente si innamorerebbe del suo analista e quindi sarebbe un finto amore, un surrogato, un amore tecnico usato come molla per guarire. E anche qua e là la tentazione di Freud. Lo psicanalista, per etica, occuperebbe questa posizione impossibile, astenendosi dal prendere l'amore di transfer per un vero amore, ovvero non cercando di imperversare per smentire il teorema di Lacan. Non c'è rapporto sessuale. La distinzione tra amore di transfer e amore è più difficile da valutare quando l'analizzante si innamora all'inizio dell'analisi. E risulta difficilissimo quando l'amore interviene nelle analisi che durano anni e anni. È vero amore o è amore di transfer? È vero amore?
c'è chi sostiene che non c'è bisogno di ricorrere alla pratica analitica per porsi la questione. Gli innamorati non si arrovellano se sia vero o falso amore, comunque. Tutti? E se non tutti, che innamoramento è quello senza arrovellamento? Senza il rinnovo della guerra? E perché la guerra a proposito dell'amore? C'è chi legge così la guerra tra i sessi. Fate l'amore, non fate la guerra? L'amore è connesso alla rivalità, gelosia e alla collera? La guerra è la fase della collera? Parlare d'amore di transfer ha sviato la cosa. Sembrano due cose, amore e transfer. Non solo la metafora è il transfer è l'amore. L'amore è il transfer. Sollecitiamo l'ipotesi del nuovo, l'abduzione secondo Peirce. La metafora è il funzionamento del nome, non del nome del nome, sul quale si edifica la metafora paterna, la metafora spirituale, la metafora pastorale, dall'amore del padre all'amore di Dio. Non il padre nella parola e nemmeno il suo rappresentante in terra introducono la separazione nella diade fusionale dell'attaccamento primordiale tra madre e figli. Non c'è proprio questa diade attaccatrice che si manifesterebbe in tutto il suo transfer devastante tra la madre e la figlia. L'amore non ha nulla di devastante. La donna, anche in posizione di madre o di figlia, procede dalla questione aperta. La relazione è l'apertura. Non si tratta di relazione antropologica tra due. Il due è la relazione. Allora, l'amore del padre, nelle varianti anche dell'amore del tiranno e dell'amore del despota, oltre che dell'amore del vampiro. Sorge questo amore del padre come sentinella dell'impossibile toglimento della metafora, dell'amore, del transfer stesso. La negazione dell'amore prende vari nomi. In Lacan anche quello di nome del nome, del nome, e anche il nome del padre, anche l'amore delle donne. Sbandierato anche dagli uomini femministi. È una negazione dell'amore. Si tratta delle donne come insieme e quindi nella loro presunta intercambiabilità. Anche tutta la sociologia, compresa quella di Pierre Bourdieu, della donna come bene simbolico, è di questo che narra purtroppo. Di questa presunzione di intercambiabilità. La prostituzione e le sue fantasie sono nei paraggi. L'amore investe ogni dettaglio dell'esperienza, anche quella di Niccolò Machiavelli, che nella sera, quando entra nelle antiche corti, a conversare con i classici, dice: tutto mi trasferisco in loro. Senza l'amore nessuna lettura, ma Babele,
senza l'amore, ossia senza il nome nel suo funzionamento, gli uomini per paura devono farsi un nome, ovvero edificano l'impossibile relazione tra la terra e il cielo. Questa è la Torre di Babele. E di questa relazione non c'è stato il suo cantore catastrofico a dire quanto sia devastante, molto di più di quella presunta tra la madre e la figlia. Altre analisi sono da trarre da questa ipotesi sull'amore rispetto all'amore della madre, come se esistesse l'amore del tempo, e un'indagine riguarderebbe l'odio dell'oggetto come sua altra faccia. Solo rileggere oggi il seminario sul transfer di Lacan porterebbe qualche sorpresa. Rispetto al transfer, quello incarnato dal sistema, che Freud chiama primato del fallo, agli umani oggi dell'amore non resta che qualcosa come una tomba vuota. Eppure le cose, le persone, lo spazio splendono, irraggiano di luce, l'apertura è senza più sistema, l'apertura è senza più sistema sotto la garanzia dell'amore del padre per evitare il suo odio, la sua violenza. L'apertura originaria è la corte antica di Niccolò Machiavelli e non più l'idealità dell'apertura a un antico segreto ritrovato. Sarebbe da leggere in tal senso la nozione di aperto in Heidegger. Il segreto e il mistero appartengono all'impalcatura della vita. L'amore esige la luce e trova la sua condizione nel fuoco fatuo, dal latte al miele.